Sono Paolo Ceredano della Legio Prima Italica. Il mio compito è di spiegare alla gente, al pubblico, il senso della romanità attraverso alcuni oggetti. In questo caso, come vedete, delle statue e statuette di dei o personaggi importanti dell'antica Roma. Non è la rappresentazione di un altare. Molte persone hanno questa impressione ed è sbagliata. Noi non abbiamo qui la voglia di rappresentare un altare, anche perché eventualmente non sarebbe stato aperto al pubblico come tutti i templi dell'antichità. Abbiamo semplicemente una presentazione didattica per il pubblico perché il pubblico capisca quanto potesse essere importante e in che modo la statua dell'imperatore, in questo caso Augusto Ottaviano, la statua della dea Roma, perché è differente in alcuni particolari dalla statua di Minerva, che senso avesse Minerva per l'esercito, che cosa rappresenta la lupa nella idea che Roma ha di sé e che vuole mandare in giro di sé, qual è il senso di Mercurio. Quindi non sono qui per indicare semplicemente questo è Mercurio, questa è Roma, quella è Minerva, questo è l'imperatore, questo è Marte, ma permettere alla gente attraverso un'opportuna spiegazione, che non è la consueta spiegazione, ma è naturalmente frutto di anni di studi accademici, quindi lauree in argomento storico, spiegare che cosa c'è di diverso dal Marte romano rispetto per esempio al suo omologo, cioè che ha le stesse funzioni, l'Ares, il Marte greco. C'è differenza di mentalità. Che differenza c'è tra Giove e Zeus? Non sono la stessa cosa. Hanno la stessa origine, ma Roma interpreta qualche cosa della storia di Zeus che è più consona alla sua mentalità. Quindi, per esempio, il fatto, tanto per dare un esempio piccolino, il fatto che Giove abbia detronizzato suo padre in quanto tiranno. Questo è importante per Roma. Quindi non è importante che sia il re degli dei. Questo ai romani non interessa e non piace. Ai romani non piacciono i re. Hanno fatto esperienza di questi e l'hanno abbandonati. Quello che conta per loro è che Giove è colui che ha dimostrato in prima persona di essere contro la tirannia. E di fatti Giove è anche il dio della legge scritta. Quello che domani faremo, come del resto tutta la battaglia, è soltanto un accenno, un abbozzo. Le cose non andavano effettivamente così, perché non ci sono né i numeri nella ricostruzione storica possibile, ci sono troppo pochi soldati, troppo pochi barbari, il luogo è necessariamente uno. C'è un pubblico, non possiamo veramente combattere come si combatteva perché ci faremmo assolutamente male e via così. Quindi anche la parte che riguarda me, quindi la cosiddetta apparente dichiarazione di guerra, non è altro che un abbozzo di una cosa che in realtà si svolgeva non singolarmente con un sacerdote solo, ma con un collegio di sacerdoti, i feziali, in quattro punti differenti, in momenti differenti, sempre più addentro alla nazione contro la quale Roma, dopo aver esaurito la diplomazia di cui Roma era maestra, con la quale, dicevo, Roma deve fare la guerra. Quindi non si trattava allora davvero di fare la dichiarazione di guerra a eserciti schierati come si vedrà domani. È una necessità, diciamo, scenica, che è l'unico modo per poter far vedere qualcosina che dia una piccola idea di quello che in grande, in luoghi e in numeri diversi si faceva nell'antichità. Quindi io dichiarerò la guerra. Prima in italiano, perché tutta la gente capisca, questo è il mio obiettivo e quello della prima legge italica, di trasmettere qualcosa che la gente possa capire. Dopodiché la stessa cosa verrà ripetuta in latino, per dare a chi lo apprezza il gusto di sentire il suono delle parole latine. Ok, a domani allora. Arrivederci. Ciao, io Peer Carstens, sono da Germania, qui la prima volta a Roma, a questo festival. La mia italiana è non così buona, ma forse posso esplanare, non so. Spiegare. Spiegare, ok, spiegare. come fare un cintura. Questo è un pezzo dal cuoio. E adesso facciamo un cintura. Ho preparato qualche buchi e adesso fai? Nee, faccio un cintura. Prima bisogna riducire o fare un po' più
di materiale per questo adesso. Poi prendere le misure. Facciamo i buchi qui. Per fare i buchi io prendo una forma moderna, ma in antica la... Sì, sì. Ma i romani hanno usato gli stessi strumenti, ma senza plastica. No? Ma gli strumenti erano gli stessi. Allora, poi la fine. Ma che stai a dire? Dove? Non mi ricordo la strada. E adesso le fibbie. Abbiamo qualche piccoli rivette, è giusto? Rivette, sì, sì. Per fissare le fibbie. Allora, in qualche minuto abbiamo fatto un bella cintura. Grazie, okay. Questo è un corno della mucca. Le mucche in antica hanno avuto corni molto lunghi, perfetto per suonare. Solo un piccolo buco nel corno. È piccolo, ma suonano bello. Abbiamo organizzato questo evento per raccontare la storia della colonna traiana senza essere noiosi, cercando di farla arrivare veramente a tutti, indipendentemente dal loro bagaglio culturale, dal loro bagaglio o background accademico. Per cui l'occhio sicuramente aiuta molto la memoria visiva, le persone vedono le armature, le suppellettili, l'accampamento e chiedono, gli spieghiamo tutta la storia e speriamo che questo possa generare in loro la curiosità sufficiente per poi magari approfondire con un libro. Questo è, diciamo, l'obiettivo principale di questo evento, raccontare la storia senza annoiare. Specificatamente la storia raccontata lungo le spirali della colonna traiana, per cui le guerre di Traiano in Dacia che terminano con Decebalo. Gli appuntamenti di questi giorni, questo evento oggi ha raggiunto quasi il culmine con una serie di eventi culturali all'interno del grande evento che è la battaglia, per cui ci sarà oggi la riunione del prefetto del pretorio di Traiano per la discussione della guerra contro Decebalo, ci saranno delle esercitazioni militari, ci sarà una spiegazione delle tattiche che utilizzavano i daci
cosa per la quale i romani studiarono degli accorgimenti tecnici particolari, perché i daci avevano le falci daciche che erano terribili, per cui i romani inventarono degli elmi rinforzati, inventarono un braccio protettivo in ferro per combattere. E poi domani ci saranno altri incontri con culturali all'interno dello stesso evento, per cui domani mattina ci sarà il saluto all'Aquila, ci sarà il rito della lustrazione, per cui l'imperatore farà la purificazione dell'accampamento prima della battaglia con gli animali che camminano e che verranno sacrificati. Il pomeriggio ci sarà la grande battaglia di Traiano contro i daci, con la spiegazione al microfono di tutte le varie fasi, per far capire al pubblico che non è solamente fare a spadate, come potrebbe dire qualcuno, ma c'è una ricostruzione storica e uno studio sicuramente dietro. Questo evento ha un sito ufficiale, perché è un format che noi poi riproponiamo in giro per l'Italia più o meno nella stessa maniera, ed è aquiladiroma.com, altrimenti la nostra associazione, l'associazione culturale SPQR, che ha ideato e promosso e organizzato tutto questo evento, è ludusmagnus.info. Ok, grazie. A te.